Buonasera bimbe, auguroni per un 2014 stupendo, è il primo video dell'anno, quindi rinnovo a voi tutte tanti 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 e carissimi auguri di buon anno nuovo. Spero che per tutte voi inizi al meglio e che vi porti davvero tante cose belle. Comunque, passiamo al video in questione, che è il video dei prodotti top del 2013 che ho fatto in collaborazione con Enza, That's Art 1, alla quale mando un bacione gigante. Io adoro Enza, adoro fare video insieme in collaborazione con lei. Veramente una persona squisita, veramente, no perché è buona, però comunque una bellissima persona, veramente le voglio tanto tanto bene e sono contentissima, grazie a YouTube comunque l'ho conosciuta, davvero parliamo sempre, in questi giorni poverina è stata poco bene, fatta capodanno con la febbre, povera ciccia, e ogni giorno le dicevo, Enza, come stai, come ti senti, stai meglio, quindi no, veramente le voglio un sacco di bene, anche se purtroppo l'ho conosciuta ancora di persona, però non ti preoccupare, provvederemo a ciò. Quindi niente tesoro, un bacione grandissimo a te, grazie tante per aver accettato la collaborazione con me, anche se non è la prima che facciamo, abbiamo fatto le 5 cose che vi fanno sentire più gnocca, anzi se avete un po' di tempo da perdere andatevela a vedere perché è forte, è forte. E innanzitutto, vabbè, vi lascio sia il canale di Enza che il video nell'info box, ovviamente. È una ragazza semplicissima come me, per cui i suoi video sono fatti in casa, tranquilli, con la webcam del telefonino. Io ho quella del computer, ma comunque niente di esagerato, niente di professionale. Lo facciamo giusto perché è la nostra passione. Vogliamo condividere, quindi insomma, non ci stanno né sotterfugi né altre cose sotto tutto questo. Per cui, diciamo che la cosa è molto semplice, giusto la nostra opinione sui prodotti con i quali ci siamo trovati bene quest'anno. Allora, passiamo al video in questione, perché sennò la fanno più come al solito. Allora, ci sono due categorie, categoria make-up e categoria bellezza. Allora, per quanto riguarda la categoria make-up, iniziamo con il fondotinta preferito di questo 2013. Per quanto riguarda il fondotinta preferito del 2013, devo sempre ringraziare Martina Sacco che me l'ha segnalato. E le mando un bacione a lei, se mi sta vedendo, se vedrà questo video, e l'ho proprio sprofondato sotto a tutti i prodotti ed è assolutamente il Soft Touch Mousse della Essence. È fantastico questo fondotinta, ragazzi, dà un effetto cipriato alla pelle, veramente sembra delle bamboline. Sapete che non sto attenta all'inci, anche perché, oddio, forse un giorno me ne pentirò, non lo so, non ne ho idea. Non ho particolari imperfezioni in quanto a brufoli, cose me ne escono uno e due contatti quando ho il periodo che abbiamo tutte noi donne, quindi non soffrendo di vari inestetismi, comunque sì, ho una pelle mista, insomma è solo grassa un po' qua nella zona T, ma dove è normale che a tutti sia un po' più grassa, ma non è che mi lucido ogni 2 secondi, quindi alla fine è una pelle normale, niente di che, quindi non sto molto attenta all'inci dei cosmetici che vado a mettere sul viso. Per quanto riguarda ovviamente il make-up, sto più attenta riguardo alle creme, però riguardo al make-up non sto molto attenta, quindi non so che inci ha, ma sicuramente non sarà un inci perfetto, in quanto comunque è in mousse. Però ragazzi, cioè, è spettacolare questo fondotinta, veramente spettacolare, spettacolare. È una cosa assurda, bellissimo. Io lo consiglio anche, per esempio,
alle pelli grasse, magari se non, ovviamente non vogliono andare ad aggravare la situazione che hanno, di usarlo magari in qualche occasione particolare, non di usarlo quotidianamente, però in un'occasione particolare sicuramente va più che bene. Un altro che mi piace tantissimo è una new entry, da poco è entrato a far parte, però sono tutti a questi prima del 2014, quindi rientrano tutti nel 2013, anche per poco, ma entrano nel 2013. L'Active Light della Pupa, la mia è la tonalità 010. Se avete visto il video di Carlita, anche questo è un fondotinta che a livello di inci fa pietà. Infatti anch'io non è che lo uso tutti i giorni, però comunque in occasioni particolari mi piace perché non è pesante, non appesantisce il viso, anche questo qua della Essence non appesantisce assolutamente il viso e l'effetto è formidabile, veramente fantastico. Questo tra l'altro è molto modulabile, mentre questo qui della Essence è coprente subito. Questo qua è molto modulabile e anche con un solo strato, però vi lascia veramente una pelle impeccabile, anche se non è coprente tantissimo subito. Però per esempio a me, che non ho particolari imperfezioni, una passata di questo ed è fantastico, quindi io lo consiglio sempre, non da usare tutti i giorni. Da usare tutti i giorni certamente posso consigliare una BB cream, una crema colorata. Sicuramente quella che mi è piaciuta più di più quest'anno è questa qui, che è quella dell'Essence, che è la crema colorata. La mia è nella tonalità light skin. Ed è praticamente questa qua ad un costo molto molto basso, costa 2,50 euro. Questo sicuramente per tutti i giorni per me va benissimo. Ok, passati fondotinta. Il tuo correttore per le occhiaie e per i brufoletti preferito? Allora, ragazzi, anche questo è entrato a far parte da poco nella categoria correttori, però ho avuto modo di provarlo e devo dire che il correttore perfetto per le mie occhiaie io non l'ho ancora trovato, quindi non vi posso dire che è il mio preferito in assoluto. Sicuramente o probabilmente ce ne sarà uno che mi piace ancora di più di questo, però mi sto trovando bene con questo qui di Kiko, e questo è nella tonalità 03, il full coverage concealer. Questa è nella tonalità 03, che è quella più, diciamo, salmonata, e lo utilizzo in combo con questo qui della Essence, che è lo Stay Concealer All Day 16 ore long lasting, e nella tonalità il mio 10 natural beige. E lo utilizzo invece in questa zona per andare ad illuminare lo sguardo, me lo rinfresca molto, poi dura un sacco di tempo, quindi mi piace proprio. Mi piace tanto, però ovviamente non mi va a coprire le occhiaie questo da solo, quindi devo usare anche questo. Potrò dire che ci sarà questa combo, mi piace tanto per questo 2013, perché ha le occhiaie nere come le mie, non ho ancora, almeno io, non ho ancora sperimentato un correttore che mi copra tutto da solo. Speriamo per l'anno nuovo di metterlo nella categoria. Brufoletti, per quanto riguarda i brufoletti, non ne ho tante, ragazzi, quindi mi basta questo per andarlo a correggere uno o due di quelli che mi escono. Cipria preferita sicuramente è Correction Perfection, non so come si chiama, Tone Correcting Powder della Elf, così sta scritto, che è praticamente questa famosissima con i quattro colori. Eccola qua. Questa mi piace molto, dopo risulta trasparente e non diventate bianche quando la mettete, va solo a fissare il trucco, quindi mi piace davvero tanto
con un costo di fesseria, tipo veramente costa 4,50 euro. E se la Elf mette lo sconto del 50%, che ogni tanto lo fa, costa 2,25 euro. Quindi ragazze, veramente ne vale la pena prenderla. Blush preferito. Allora, questo 2013 io ho usato tantissimo, ma purtroppo non è più reperibile. Sono proprio cattivo, ne ho messo due che, ne ho messi due che non si possono prendere più. Questo qui della Kiko, che è il Color Explosion, lo 01, questo qua è. C'è lo specchietto all'interno, questi sono i tre colori, per cui mi è piaciuto molto e l'ho usato tantissimo, veramente l'ho usato tanto e ancora c'è, e ancora e non è morto, come dice Toto, e non è morto, quindi ancora ce l'ho e mi piace tantissimo da impazzire. Se ce l'avete, fortunate voi, perché è veramente bellissimo. Un altro che mi piace tanto 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 è il Beauty Bits di Essence, quello 01 Groupie et Tarte, che è questo qui della collezione di Justin Bieber. Non chiami Justin Bieber, però questo colore è fantastico, mi piace tantissimo, l'ho usato tantissimo, secondo me per il mio incarnato è perfetto, mi piace tanto tanto tanto. Ovviamente non ho messo fucsia così a palla, però ho modulato bene, veramente un bellissimo blush, mi piace tantissimo. Mascara preferito, ragazze, il fatto che sta a dimostrare che sia il mio preferito sicuramente la I Love Extreme di Essence. E io sto vedendo altri video di prodotti top del 2013 e tutte quante come mascara ci mettono la I Love Extreme della Essence. Sì, saremo tutte non originali, ma veramente è un mascara che costa 3,90 euro, non costa niente. Ed è bellissimo, allunga, volumizza e fa tutto quello che deve fare. Io non ce l'ho perché l'ho finito, quindi non ce l'ho perché l'ho finito. Sto usando uno della Kiko, ma non è come quello. Non lo sto trovando, la Love Extreme all'OVS, quindi per consolazione ho voluto provare, cioè è ancora chiuso perché assomigliava a quello, ma non lo so se sarà uguale. Questo qua, Get Big Lashes, della Essence, però è ancora chiuso perché voglio finire prima quello là della Kiko con il mascara. Sono molto. Sto usando due di mascara, quello lì dell'Avon, che è carinissimo, per l'amor del cielo. Come si chiama? Aspetta, io con i nomi proprio sono allergica, se non li leggo, e mica me lo ricordo io. Ecco qua il Mega Effect dell'Avon, che è carino carino carino, però insomma da solo ovviamente non mi dà l'effetto sperato, però è carinissimo per chi colleziona make-up, secondo me lo deve prendere e conservarlo a vita solo per la confezione, perché è fortissimo. E sto usando questo qua del Luxurious Lashes della Kiko, che pure è un mega scovolone, però non è come quello. Alla fine ho capito che è la consistenza del prodotto che è diversa. Questo è molto molto liquido, troppo secondo me. E anche questo, quindi insomma li devo usare insieme per ottenere più o meno l'effetto del Lie Love Extreme, ma non è la stessa cosa. Mi sono dilungata troppo come al solito. Vabbè, palette di ombretti, ombretti mono preferiti, partiamo dagli ombretti mono che almeno mi sono contenuta e sono due. Ragazzi, vi sto parlando di due Pupalamp, cioè due ombretti in crema. Questi li ho ricevuti praticamente alla vigilia, cioè insomma a Natale, dal mio fidanzato, e li sto usando tutti i giorni. Il 400, che è questo taupe argento fantastico, mi piace tantissimo. Durano tranquillamente tutto il giorno anche senza primer, sono fantastici. E il 401, che è un marroncino, taupe
top sono sempre molto luminosi. Questi qua, e comunque sono molto modulabili, quindi alla fine, rispetto all'effetto che volete, potete andarli tranquillamente a stratificare, insomma, per l'effetto che volete. Quindi questi veramente sono fantastici. Io li sto usando tutti i giorni, quindi sicuramente sono il top del 2013. Palette di ombretti, dicevamo. Sì, perché io poi qua sono tutto vicino, ho detto vabbè, se li metto altrove va a finire che faccio guai. Ragazzi, sarà scontato, sarà, l'hanno detto tutti. Ragazzi, la Naked Uno per me è la palette passepartout. Cioè, secondo me, chi non ha ombretti, non ha una palette di ombretti, non ha palette piccoli, o non ha ombretti mono, non ce li ha. Per me, se vuole fare una spesa e magari non vuole usare, quindi insomma, colori, perché questa palette va da colori molto tenui, base tipo marroncino, panna, a colori anche più scuri per fare degli smoky. Quindi chi si trucca in maniera neutra e quando vuole osare fa solo uno smoky, cioè per me questa è, sta bene fino a quando non gli finisce voglia, e quando si finisce un ombretto, cioè alla fine per me chi non ha ombretti e non vuole spendere, perché poi alla fine, se ci fate il calcolo, compra questo, comprane un altro, compra quest'altro, compra quella, e c'è da spendere un sacco di soldi. Invece qua alla fine, sì, sono 43 euro e sparmo, non mi ricordo quanto di preciso, però alla fine avete questo e state bene fino a quando non finisce. Veramente, poi la qualità degli ombretti Urban Decay, veramente, ragazze, cioè io è da poco che ho provato questo marchio, cioè io mi sono sempre truccata con roba di poco, non me ne è mai fregato niente, però comunque tutti parlavano bene, ma tutti parlavano bene questa, ma ho fatto io, ma io una volta la faccio sta spesa, voglio vedere. Hanno ragione, non vi posso dire altro, hanno ragione, questa assolutamente è un, allora, e io ho solo la 1, perché la 2 secondo me, a parte qualche colore, stiamo là, cioè siamo proprio là. A parte il nero, quello sì, ma il nero della 2 è spettacolare. Me lo compro un altro solo nero, perché tanto qua ci saranno tutti i colori uguali a quell'altra, solo il nero è diverso. Quindi sinceramente, comprate la 1, la 2 non ne vale la pena. O vi comprate la 2 o vi comprate la 1. Io preferisco la 1. Poi magari voi preferite la 2. Io non noto tutta questa grande differenza. Comunque, voglio dire, e la 3 non mi piace proprio. Quindi diciamo di Naked ho solo la 1 e per me la 1 rimane come Naked. Quindi non solo è il parere così. Insomma, a me la 3 non piace, non sono una collezionista di Naked. Ho solo la prima perché a me la prima mi piace, la 3 non mi piace proprio, tutti quei rosa, no, no. Vabbè, io con rosa insomma non ho un buon rapporto. E poi ovviamente la Vice 2, ragazzi, questa è spettacolare. Cioè, nel senso che questa sì, è vero, a parte il packaging che ne vogliamo parlare, ma poi gli ombretti all'interno sono qualcosa di assurdo. Cioè, veramente, a parte ci sono anche tonalità più chiare per fare comunque. Io non so come coprirvi quel dannatissimo specchio gigante. Veramente non lo so. Ci sono tonalità più chiare per look più naturali, ma ci stanno anche toni insomma, tonalità pazzine, ma sono dei colori stupendi, quindi per me chi vuole osare, cioè, questa è assolutamente stupenda, veramente bellissima, una palette fantastica. Non potevo non metterla nelle preferite. Io non posso metterle nelle preferite, cioè è assurdo. A parte che io faccio collezioni di palette, quindi per me sono tutte preferite. E questa di Giuliana, i Make Up The Lights, se vogliamo parlare, cioè io non lo so, non lo so. Cioè ci sono, no, oddio, stavo perdendo un colore. Vabbè, comunque, cioè, è straordinaria. I colori sono fantastici perché, oddio, sono un po' di parte in questo, nel senso che, come ha detto anche Sweet Beauty, Marta, che non so se mi vedrà mai, ma se mi vedi, Marta, io ti seguo sempre, ti mando
Un bacione gigante, non lo so se mi vedrai mai, comunque se mi vedi sappi che ti seguo tantissimo. E come ha detto anche lei, giustamente partiamo avvantaggiate perché più o meno abbiamo lo stesso colore di occhi di Giuliana, forse lei è un po' più verdi dei miei, quindi sono tonalità che stanno benissimo con i miei occhi. E il computer mi ha abbandonato, che stanno benissimo con i miei occhi, quindi vabbè, ma i colori, cioè, sono spettacolari, basta, basta con le palette, perché se no le prendo tutte, basta. Vediamo, basta, basta. Passiamo ai rossetti. I rossetti preferiti di quest'anno sono 4. Anche se non sono amante, lo sapete, non trucco molto le labbra solitamente, trucco molto di più gli occhi, infatti si vede. Assolutamente, per me che non ho labbra secche, uno dei miei preferiti è il Ruby Woo di MAC, che è un rosso veramente stupendo. Non lo consiglio per chi ha le labbra secche, ragazze, veramente, perché veramente le secca tanto tanto tanto. Dovrebbero secondo me modificare un po' la texture di questo qui, perché è proprio bello tosto. Per chi veramente ha le labbra secche non lo consiglio, però è fantastico, veramente bellissimo, rosso stupendo. Questo che ho indosso adesso, che mi piace tantissimo, ed è il numero 614 di Kiko, questo qui nella confezione dorata, ed è praticamente questo, mi piace tanto tanto tanto, sembra più rosso ma invece vira più al viola, mi piace tantissimo. Impazzisco per questo rossetto. Un altro che mi piace tanto è il 400 della linea invece, quella là lilla e grigia, che è questo nude quasi corretture, però sulle labbra insomma è molto idratante, quindi è proprio nude nude nude, non le fa diventare bianche. Comunque mi piace un sacco, pure lo uso un sacco. E questo qui, le Rouge Nude di Bella Oggi Italia, che è il numero 02, mi piace tantissimo per l'inverno perché è un rosa freddo fantastico, mi piace tanto. Poi c'è l'ultimo della categoria make-up, che è il burro cacao preferito. Burro cacao preferito è questo della Yes Love che sto usando, è al cocco, odora tantissimo di cocco, mi piace un sacco. Io che non ho il problema delle labbra secche, ragazze, lo metto di sera per idratare, il giorno dopo sono idratate, quindi non ho particolare bisogno della cura delle labbra, non ho pellicine, non ho niente, lo metto solo perché è inverno. Comunque potrei, non mettendo niente, con il freddo e il vento andare a seccare le labbra, quindi lo metto solo per prevenzione, diciamo, ma non per una necessità. Ok, categoria bellezza, crema viso preferita. Sto usando questa che mi piace tantissimo, dell'Erboristica di Atenas, ed è il trattamento intensivo riparatore viso, elisir, alloro d'argan e acido ialuronico vegetale. Mi piace un sacco, e comunque non ci sono, privo di derivati petrolchimici, conservanti, coloranti e siliconi, dermatologicamente testato presso l'Università di Ferrara, 100% biodegradabile. Quindi questa mi piace tanto, la metto la sera dopo essermi struccata per benino, aver fatto tutta la skin care e struccaggi vari, la metto prima di andare a dormire. Mi piace un sacco anche l'odore. Una volta a settimana vicino mi uscì anche lo scrub, me lo faccio una volta a settimana lo scrub, se mi ricordo. Quindi questa mi piace un sacco. Poi che ci sta più? Mi sono scordata. Ah, crema contorno occhi preferita. Allora, ragazzi, questa è una new entry da poco. La sto testando da un paio di giorni. È L'Oreal Dermo Expertise. E penso che questo sia spagnolo perché l'ho preso. L'ho preso in offerta, penso a 6. Mamma, sto registrando! Sì, qua è tutto in diretta, non c'era morto.
Collagen Olos Vibrante, vabbè, comunque, ciao. È fatto in questo modo, cioè c'è la parte sotto che c'ha il siero che si mette ovviamente contorno, mamma mia, e sopra c'ha questa pallina che è fredda, quindi comunque dà un effetto ripolpante anche un po' diciamo liftante al momento. Non so se, e poi c'ha la pallina che vibra. Non so se sentite, per andare a massaggiare la cremina. Per il momento mi sta piacendo, non lo so, è presto per dire se ci sono miglioramenti o okay, che, però per il momento sto usando questa. Crema mani preferita, ragazzi, io sto usando una, non potete reperire in giro, ma al solito sono sempre io. Questa praticamente è la crema mani della mia scuola. Quindi sono prodotti professionali e io uso questa perché mi trovo benissimo. Vabbè, a parte che questa è la confezione per l'estetista, è gigante, come vedete, sono 500. Ma si è cancellato tutto, vabbè. Comunque penso siano 250 ml, quindi è proprio gigante. Odora di rosa e repellente all'acqua, mi piace tanto tanto tanto, quindi uso questa. Crema corpo preferita, ragazzi, mi sono dimenticata di prenderla, però praticamente è la crema corpo della linea Fresia della Perlier, qua ho il profumino, esatto, della linea della Fresia della Perlier, quindi questa assolutamente, quella è la mia crema corpo preferita. E per i capelli che cosa usi di più? Per i capelli, i miei capelli gli do pietà. No, vabbè, quando li faccio ricci sicuramente la spuma, però non vado a quale spuma sia, quindi ne ho provate 3000, ma per me l'effetto è sempre lo stesso. E quando li voglio fare lisci sicuramente ho usato molto i cristalli liquidi con semi di lino e olio di cocco della Splendor. Non so se l'incio è pessimo o è buono, non lo so, vabbè, adesso non vi so dire, però comunque uso questo. Però quando voglio un effetto proprio, insomma, che non si devono muovere, fanno male sicuramente, sono questi qua del Advanced Technique Daily Shine dell'Avon. Però con questo sono sicura che mi durano più tempo. Questi li uso praticamente a volte, questi li uso spesso, spesso e volentieri. Va bene, ragazzi, il video tag è finito finalmente e niente, bimbe. Qua si sta inceppando tutto, anzi si è inceppato tutto, non si riprende proprio più, si è ripreso, ok, tutto a posto. Vabbè ragazze, quindi vi mando un bacione gigante, spero che i miei consigli vi siano utili o vi siano stati utili e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!